L'associazione Promoloco promuove il territorio di Calatabbiano e tutto ciò che ne riguarda il turismo. Noi siamo insieme alla presidentessa, la signora Gisella, che ci spiega un attimino quelle che sono le caratteristiche e le peculiarità del territorio di Calatabbiano. Allora, il territorio di Calatabbiano innanzitutto è un paesino di 5.000 abitanti circa ed ha origini arabe, infatti lo stesso nome Calatabbiano deriva dall'arabo che vuol dire Calat Bian, cioè castello di Biano. Biano molto probabilmente era proprio il signorotto arabo che abitava all'interno del nostro bellissimo castello. Infatti Calatabbiano credo che è uno dei pochissimi paesi della Sicilia ad avere due castelli, castello di Calatabbiano che ha origini arabe normanne, anche se gli ultimi scavi archeologici hanno attestato l'esistenza di abitanti proprio romani, quindi già siamo nel IV secolo avanti Cristo. E un altro bellissimo castello, che è il castello San Marco, che si trova proprio nel litorale della spiaggia di Calatabbiano, che risale invece al 1700 circa ed era la residenza estiva del Gravina, cioè una famiglia nobiliare del paese di Calatabbiano. A Calatabbiano abbiamo anche tantissimi altri monumenti come la pala del crocifisso ligneo che si trova all'interno della chiesa madre, che è un crocifisso del 1400 circa di scuola antonelliana, realizzato appunto da Giovanni Salvo d'Antonio, nonché nipote di Antonello da Messina. E altre chiesette a Calatabbiano sono la chiesa di Gesù e Maria di stile barocco del 1695. All'interno di questa chiesa abbiamo tre bellissime tele pittoriche del Tuccari, un famoso pittore del messinese risalente al periodo settecentesco. E poi la bellissima chiesa madre, sempre del periodo settecentesco, all'interno è tutta affrescata da pittori locali della fine del Settecento. C'è una festa religiosa molto importante e sentita nel territorio che è la festa di San Filippo. La festa di San Filippo si realizza il terzo sabato antecedente la domenica di maggio ed è una festa molto molto sentita dai calabianesi, dove proprio praticamente un misto di folklore e di religione, perché che il santo praticamente viene sceso di corsa e portata a spalla dai cosiddetti portatori dalla chiesa del Santissimo Crocifisso, che è la chiesa che si trova sotto il castello di Calatabbiano, viene sceso di corsa fino alla piazza, fino alla chiesa madre. Il santo San Filippo, nonché patrono e protettore del paese di Calatabbiano, viene praticamente situato all'interno della chiesa per circa una settimana e poi la domenica successiva viene risalito fino alla chiesa del Santissimo Crocifisso per poi ripetersi l'anno prossimo la stessa tradizione.